La questione palestinese è una questione universale, prima di tutto perché i palestinesi sono esseri umani. Sembra un concetto scontato, ma di questi tempi non lo è. Da parte di chi li ha definiti animali, chi li tratta da più di 100 giorni da animali. I palestinesi hanno bisogni primari, secondari, come quelli di qualunque essere umano al mondo. E la dignità dell'essere umano si deve perseguire fino all'ultimo giorno della vita di ogni essere umano. Nella sua terra, nella sua casa, di fronte al proprio ulivo, di fronte al proprio figlio, il palestinese è privato di questa dignità. E oltretutto è la causa di ogni popolo, perché tanti palestinesi assieme formano un soggetto unico, chiamato soggetto politico, ossia il popolo. Ogni popolo del mondo, prima di autodeterminarsi, è stato un popolo palestinese. Ha lottato, ha bramato di essere indipendente. La stessa Italia ha lottato contro l'impero austro-ungarico per ottenere l'indipendenza nel 1861. Ogni popolo dovrebbe rivedersi nel popolo palestinese, perché da più di 75 anni lotta per essere indipendente, ancor prima del 48. Lottava quando era sotto l'impero ottomano, oltretutto aiutato dai britannici, ha lottato quando c'era il mandato britannico e poi ha lottato quando è subentrato il sionismo nel 48. Quindi sta bramando questa libertà da molto tempo. Oltretutto, ogni essere umano che crede in una religione deve rispecchiarsi nella Palestina, perché la Palestina culla le tre religioni monoteiste: l'ebraismo, il cattolicesimo, l'islam. E chi crede in una religione non può non rispecchiarsi nella Palestina. E ogni uomo di politica deve rispecchiarsi nella Palestina e fare sua la causa palestinese. Perché la rivendicazione politica collettiva di un popolo, in questo caso quello palestinese, è la scintilla, è l'utero che fa nascere la politica. Ogni uomo di legge dovrebbe sentire propria la causa palestinese, perché la Palestina è culla di tutte le ingiustizie del mondo. E l'uomo di legge, il cui mestiere è scindere il giusto dall'ingiusto, dovrebbe trovare nella Palestina ciascuna legge che ha studiato. E ogni uomo che serve il mondo della medicina dovrebbe rispecchiarsi nella Palestina, perché in questi 100 giorni i medici palestinesi hanno riscritto, hanno dato vita al giuramento di Ippocrate. Per loro la loro vita non vale niente se di fronte a loro c'è qualcuno che possono salvare fino all'ultimo respiro. E ogni giornalista deve rispecchiarsi nella Palestina, perché in questi 100 giorni sono stati uccisi troppi. E ci hanno insegnato i giornalisti palestinesi che il giornalismo non è un mestiere, è una missione. Perché i giornalisti amano la verità e vogliono trasmettere la verità, fosse anche l'ultima cosa che fanno nella loro vita.